un film orrendo non si può cancellare, ma ne puoi fare così tanti altri per disperazione da far scordare al pubblico che l'hai fatto. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 attori che odiano alcuni loro film. I guess you could call it that. Ma prima di incominciare, signore e signori, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Diamo un'occhiata a attrici e attori anche di grandissimo calibro che più volte si sono esposti in interviste e commenti a riguardo su certe loro pellicole che, ecco, col senno di poi non hanno esattamente gradito, mettiamola così. Tenetevi forte, perché stiamo per imbarcarci in un viaggio tra alcuni dei peggiori film hollywoodiani degli ultimi anni. I've grown tired of one-way conversations. Alla numero 10, Charlize Theron e il suo odio verso Trappola criminale. Personalmente, a mani basse, la migliore attrice di Hollywood. Perciò ci sta, che è una porcheria ogni tanto, soprattutto a inizio carriera la faccia, insomma. Voglio dire, George Clooney ha iniziato con Il ritorno dei pomodori assassini, signori, capiamoci. Ma questo film evidentemente se l'è proprio legato al dito, Charlize, che nel 2007, durante un'intervista con Esquire, parlando appunto della pellicola girata assieme ad un giovane Ben Affleck, disse che il film faceva schifo. Lo considera il suo peggior film di sempre. Beh, credo di concordare, perché sono abbastanza convinto di averlo visto, ma non saprei ridirvi una singola cosa della trama e non mi capita spesso, perciò temo non sia un bene. I'm in this too, and I'm really scared. Alla numero 9, Alec Guinness contro Star Wars episodio 4. Hello there. Benché ci siano momenti registrati in cui sembri anche apprezzarlo il film, mentre girava, famose furono le lettere che mandò all'amica Anne Kaufman. Nelle lettere sono fantastici i passaggi in cui dice tipo: cara Anne, nuovi dialoghi pietosi anche oggi. La troupe è ricca di incapaci e poi c'è anche questo ragazzo, Harrison Ford, che sì, mi pare simpatico, ma è un po' un mozzo a recitare. Nel tempo trovò nuovamente il film odioso, perché a suo dire aveva oscurato il resto della sua carriera e tutti quanti gli chiedevano soltanto di quello, Star Wars, di qui, di là. Film che quindi definì boiata di favoletta demenziale. Minchia, oh, era un signore dei Sith sotto copertura, ma che gli avevano fatto? Era numero 8, Michael Caine contro Lo squalo 4 La vendetta. Il mitico Roy Scheider, per evitare questa cafonata, considerate, ordinò di far morire il proprio Martin per infarto, il che la dice lunga sulla qualità della pellicola, nella quale finì Michael Caine. Come lo incastrarono non si sa, ma il buon Michael ha tutti i motivi per piangere. Già il fatto che uno squalo si voglia vendicare, perché è più che altro così, non il contrario, cioè è una specie di cyborg omicida con le pinne che insegue i protagonisti fino alle Bahamas, è una macchina assassina, è abbastanza speciale. Per il resto il film è Lo squalo 4, ragazzi. Cioè, Michael Caine, signore, in più interviste ha confermato di non averlo mai visto, perché gli sono bastate le riprese per capire che razza di cacata fosse. Bloody hell. E alla numero 7, Shia LaBeouf e Megan Fox che odiano Transformers La vendetta del caduto. I know you're freaking out, don't freak out, don't freak out. Solo di quello si vergognano. Ma io sinceramente andrei a confessarmi anche soltanto per aver detto di sì all'inizio Michael Bay dal primo film. Cioè, qui signore si parla di concorso in omicidio cinematografico, a fianco di quello che un giorno verrà ricordato come uno dei più grandi attentatori alla vita della settima arte. Wow. Dir di sì a Michele Baia è come dir di sì al diavolo. E capisco che Shia se ne sia pentito, come ha anche detto più volte, lanciandosi poi in una carriera di film che sono di nicchia della nicchia per far perdonare i suoi peccati. E invece Megan Fox negli anni ha sparato a zero sul buon Bay, affermando come in quel film soprattutto fosse soltanto interessato a riprenderle il culo. E alla numero 6, a Sam Worthington non piace scontro tra titani. Is it true? Ma no, Sam! Ma come? È una delle cafonate più ammirevoli della storia del cinema moderno. Eppure, nel 2012, prima dell'uscita del seguito, La furia dei titani, Worthington ci andò giù con la mitragliatrice sul primo, dicendo che era una delusione e non fosse rimasto contento non essendo riuscito a dare una profondità al suo personaggio. Per la verità, poi, disse lo stesso anche di tutti gli altri attori, questo per spronarli a fare del seguito un vero film, ovviamente, non per insultarli. Bravo, Sam! Devo dire che nel seguito, Si vede proprio, sì. Sì, l'approfondimento psicologico assolutamente indimenticabile. Come si chiamava il suo personaggio? Era Perseo o Teseo?
E alla numero 5, Sean Connery, che viene ancora tormentato dalla leggenda degli uomini straordinari. Sapete cosa c'è di straordinario nella leggenda degli uomini straordinari? Il fatto che esista. Questo già di per sé deve essere considerato come un miracolo. Un miracolo al contrario, però, se lo guardi al posto di ridartela te la toglie la vista. Insomma, è facile sparare sulla Croce Rossa, ma il bello è che Connery rifiutò Matrix e il Signore degli Anelli e quindi poi disse: no, non rinuncerò a un altro film che si rivelerà essere un successo soltanto perché non lo capisco. A questo dico sì. Ammise lui stesso candidamente in seguito di essere quasi venuto alle mani con il regista Stephen Norrington, che da quel momento sapete quanti film ha diretto? Ben zero. Connery poi si ritirò dalle scene. Ma they're indestructible. No, just armor plated. E alla numero 4, Channing Tatum per G.I. Joe, la nascita del Cobra. Commise l'errore da principiante a inizio carriera, a cui offrono una valangata di soldi, di firmare un contratto per più film a scatola chiusa. Channing, grazie della firma, ora ti sveliamo che sono adattamenti di un pupazzo Hasbro. Disse Channing. Come rivelò in più interviste, i due film di G.I. Joe, terzo per fortuna del genere umano cancellato, aiutarono la sua carriera, ma dal punto di vista cinematografico, testuali parole, odia quelle due merdate apocalittiche. Ok, Channing, ok. Move and I'm gonna blow her away. E alla numero 3, Zac Efron ce l'ha con tutti gli High School Musical. It's class. Beh, ecco uno che veramente dovrebbe ringraziare, anche perché oggi è finito a fare Baywatch con The Rock, insomma... Tutto il rispetto per The Rock, ma quel film fa cacare. Non è che Zac Efron sia giunto a questi apici di recitazione, ma Zac un giorno ha deciso di dire no alla macchina da soldi che m'ha sfamato dai 19 a poco più anni. E riferendosi al ragazzo che era in quei film, disse con una delicatissima frase: quel deficiente, mi chiedete, fanculo, lo odio. A molte giovani fan si spezzò il cuore. No, Zac, ma come? Oh! Comunque, concordo col povero Zac che, sinceramente, come performer poliedrico, rispetto, e poi ha ragione. Era una minchiata da teenager colossale, High School Musical. E alla numero 2, Ryan Reynolds e lo smacco di Lanterna Verde. Sapete perché esiste il Deadpool che amiamo? È grazie a Lanterna Verde. Se Lanterna Verde fosse stato un film anche solo vagamente decente, Ryan Reynolds non avrebbe cercato, come se ne andasse della sua vita, di togliere quella macchia dalla sua carriera girando 4.000 altri film. Fece di tutto per risolvere lo scempio. Prima Blade, poi un proto Deadpool pietosissimo in X-Men, che peggio mi sento, e alla fine si è redento col Deadpool che conosciamo. In cui Lanterna Verde, tra l'altro, viene apertamente e costantemente perculato. Ma la vergogna, fidatevi, rimane. E Reynolds, se glielo chiedete, in una classifica da 1 a 10, a Lanterna Verde da mezzo. Bene, Ryan, inutile negarlo, è stato proprio un erroraccio. E alla numero 1, Robert Pattinson vorrebbe dar fuoco a tutti i Twilight. Il primo è carino, su. Ma poi in effetti da New Moon in poi quella è merda vera sul serio, eh. E poi Pattinson è un attore veramente dalle qualità notevoli. Penso a The Rover o Cosmopolis. È un attore coi controcoglioni, ci sta che odi il suo personalissimo 50 sfumature di grigio. Con la sua sequela di grandissime interpretazioni, sì, tutti, compreso lui, che variano dalla faccia affranta alla faccia ancora più affranta e drammatica con ti amo, oh, ma non posso lasciarti. Pattinson ha detto di sperare un giorno di poter riavere la sua dignità perduta interpretando Eddie il vampiro sbrilluccicoso. A lot of stuff in the Twilight world that doesn't make any sense. Ti capisco, Ciccio. Anche perché io sono sempre stato del team Edward. Forza Eddie! Abbassa Jacob! Allora, vi è piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top 10 di curiosità cinematografiche. Cinematografiche? Ma che sto a dire? Cinematografiche? Dal mondo di Hollywood e dai dietro le quinte? Robbe che non sapete sui vostri attori preferiti? E iscrivetevi a Watch Mojo Italia. Ci vediamo domani per un'altra top 10.